poi alla fine sto anche diventando bravo ultimamente in solo queue. Vabbè, da quando hai cambiato il mouse almeno non mi sclicchi più. Vabbè, questo non mette in dubbio le mie doti da pro player, se permetti. Ma il mouse vecchio? Non c'è. Come non c'è? Venduto. Dove? Su Subito. E inoltre, inserendo nel titolo del vostro annuncio l'hashtag Subito Poggers, potete scoprire la nostra challenge e unirvi alla community di PG su Subito. Signore e signori, bentornati in compagnia di Karen. Siamo oggi qui con Lotus, jungler degli Outplayed, reduce da una convincentissima vittoria. Lotus, first of all, congratulations, very nice game from you. How are you? Thank you, I'm very good. First thing I want to ask you is your opinion about the current state of the league. This was your first game, so what do you think about the team you face today and the other teams you're going to face the other days for these super weeks? Well, the state of league is quite nice right now, at least for me. I feel like there's a lot of variety in jungle champions. You can play a lot of things and be impactful in a lot of ways for your team. And I also think there are ways, there are multiple ways to play the game. So I feel like the meta right now is pretty well done for competitive. And regarding other teams, Samsung was, in my opinion, not a threat for us. I'm looking forward to play Machko in 2 days. They're definitely the team to beat, especially after last season. And in my opinion, they also upgraded their roster. So I'm looking forward to that game. All right. Allora, abbiamo fatto i complimenti a Lotus dopo quella che è stata una splendida partita da parte del loro team e anche da lui in prima persona. Abbiamo chiesto, domanda di rito in apertura del campionato, le opinioni sullo stato attuale di League e su quello che è lo stato della Lega di fianco a League, quindi degli altri team, sia Samsung che hanno affrontato oggi che quelli che affronteranno nel resto dei giorni della Super Week. Ha sottolineato che lo stato del gioco attualmente è molto piacevole per la giungla, si può giocare una grande varietà di campioni e ognuno può cercare di impostare il proprio stile di gioco come meglio ritiene opportuno. Riguardo gli altri team, sottolinea che i Samsung per lui non sono stati una minaccia oggi e che il team che non vedono l'ora di affrontare sono i Machko, che specialmente dopo lo scorso split sono al momento l'avversario da abbattere. One thing I want to focus on was Viego. This was the first Viego we saw in competitive since January, I think it was. So some time has passed to see the champion. What do you think about the state of the balance about Viego? I mean, he's a flex laner jungle, so what can you say about it? I mean, I don't want to spoil some flex about the champion. In my opinion, Viego is the most interesting champion that Riot released so far. There's a variety of things he can do. There are so many things and scenarios that can happen in the game with Viego. And personally, I feel like he's very overpowered right now and he should be high priority for every single team. And of course, he's a flex as well, so that's something you really want in competitive. All right. Giustamente, dello Viego, abbiamo finalmente visto un Viego in competitivo nazionale dopo che è stato lasciato, è passato un po' di tempo e quindi volevamo delle opinioni da parte del giocatore sullo stato di bilanciamento del campione e quelle che fossero i suoi pensieri a riguardo. Sottolinea che Viego è al momento, a sua opinione, uno dei campioni entusiasmanti che siano mai stati rilasciati da Riot. Può fare veramente tante cose diverse all'interno della e un flex anche a livello di ruoli. Sottolinea che secondo lui sia un estremamente potente e che dovrà un'altissima priorità
che sono in grado di giocarlo. Last thing I want to ask you is about your team. What do you think about the current state of Outplayed as a whole organization, about your teammate and about the coaching staff? I think Outplayed will be one of the best teams in the league this split. Last season, some very unfortunate things happened and we just couldn't make it work, but this season will for sure be redemption, not only for me, but for Outplayed as well. And we will prove how good we can be. All right. Abbiamo chiesto delle opinioni riguardo il team, abbiamo chiesto quindi come sta andando in generale in Outplayed e cosa pensa sia dei suoi compagni di squadra che del coaching staff con il quale sta lavorando. Sottolinea che secondo lui gli Outplayed hanno tutti gli strumenti per diventare uno dei migliori team del campionato e che è un team con il quale stanno costruendo tanto sia a livello di giocatori che a livello di coaching staff e quindi non solo il livello è già buono ma vogliono puntare a migliorare. Lotus, thank you again for the interview. Hope to see you again here soon. And again, congratulations for the win. Thank you. It's the first interview out of many, so you'll definitely see me again. I bet so. Guardalo. Ed eccoci qui. Bello spicy fin da subito, Lotus. Questa è solo una delle interviste che avrete con me, quindi ci vediamo alla prossima. La prima, ma la prossima ci sono di nuovo. I mean, dopo una performance così lo ritengo molto più realista che Spavaldo, perché questa è stata oggettivamente una buona performance. Abbiamo finalmente visto Diego, abbiamo visto un Diego snowballato, quindi l'idea che è stata trasmessa attraverso lo schermo è di un campione virtualmente inarrestabile, ma Diego è un campione che effettivamente dalla corsia centrale gioca dannatamente bene nei maghi da controllo e tra Diego e Gwen devo dire che i maghi da controllo hanno ricevuto da questi cicli di patch degli avversari veramente temibilissimi. Esistono ancora i maghi assolutamente da controllo? ma tra l'altro non abbiamo ancora visto Gwen in tutto questo, abbiamo visto tanto Diego, cioè io tra l'altro penso che mi sorprende di averlo visto soltanto alla terza partita, cioè io mi aspetto che questi due campioni saranno il punto nevralgico di questo meta. Sì, il meta si svolgerà intorno ai pick di Gwen e di Diego, ma non soltanto, anche intorno ai ban di Gwen e di Diego, perché i ban di Gwen e di Diego portano due campioni OP ad essere open tendenzialmente, altri sì. Due campioni OP. Quindi mi aspetto questi due campioni di avere un gigantesco impatto su come è vissuto il meta anche a livello regionale, e mi aspetto di vederli spammati di più. Entrambi sono molto forti su entrambe le corsie, secondo me. Ma tornando a questa partita, Lotus mi è piaciuto molto perché è riuscito a usare bene la corsia molto facile in Turiana da parte di Diego, e anche il fatto che quel Varus da attacco sostenuto, diciamo, cioè non da letalità, non riuscisse ad avere l'impatto neanche in early game che avresti voluto. Cioè con un Varus da letality è stato molto più facile per gli SMS riuscire a prendere un po' di vantaggio perlomeno in prio in corsa inferiore e a cercare di usare quel lato per dare un lato forte a Xin Zhao. Questo è mancato completamente e Xin Zhao è stato completamente behind, ed è stato veramente difficile per gli SMS giocare la partita. Sì, volevo aggiungere un'ultima postilla al riguardo, perché effettivamente di Varus abbiamo avuto anche offline spesso modo di parlare come uno dei cardini anche di questa partita. Effettivamente Varus aveva di fronte a sé, intanto essendo un Varus da DPS e non da letalità, il problema di doversi esporre. Doveva tirare giù dei basic. E ok, Varus ha una buona gittata di base, ma non è Senna, non è Jinx, non è Twitch, non è Kog'Maw. Comunque deve esporsi per mettere giù i basic e stavi giocando contro una comp contro la quale non ti potevi esporre. Ma soprattutto, di fianco a Nocturne e Xin Zhao, non hai bisogno di inserire ulteriore DPS all'interno del tuo team. Hai Orianna che con una buona onda d'urto può andare a prendere tutti in un singolo punto, allinearli dentro una freccia penetrante. Ti dirò di più, questo per me non solo era un game da Varus da letalità, ma era un game da Roller Varus d'artiglio del predatore, perché tu volevi la letalità come passiva mitica, tu non volevi tante frecce con tanto danno, tu volevi una freccia singola con troppo danno alla mano. Volevi avere quel anche se buff penso immediato che la... in pratica. Esatto. Penso che il motivo per cui non siamo andati per Varus da letalità gli SMS è stato che a quel punto Diego sarebbe stato impossibile da ammazzare, letteralmente. Però a quel punto c'erano scelte migliori piuttosto che Varus in generale, cioè non penso che Varus fosse la scelta azzeccata se vuoi ammazzare un Diego, tantomeno Varus da letalità, diciamo. Sì. Quindi le draft di Prati ancora rimandate. Stai ancora aspettando il tuo perdono.
Esatto, ma gliela farò passare, gliela farò sudare prima di dargli il perdono. Con calma, c'è tempo, è stata la prima giornata di campionato, andiamo comodi. Ma invece non dobbiamo andare comodi perché a breve entreremo invece in quello che è il match tra Gaia Esports e Imachko, i nostri campioni in carica, e quindi le aspettative sono molto alte. Opinione a caldo, secondo voi chi ne esce in testa, chi avrà la draft più creativa? Allora, a livello di draft sono aperto letteralmente a tutto, specialmente per i Gaia che sono una grande incognita. Imachko, dalla loro mi aspetto che vogliano dare protagonismo a Bushi, quindi voglio vedere Imachko andare a dare più importanza alla corsia inferiore. Sebex è Sebex. Sebex, I mean, ormai lo conosciamo. Champion Ocean di solo personalità sua, cioè Sebex non gioca meta, Sebex è il suo meta. E una cosa che bisogna anche dire è che il motivo per cui bisogna dare il vantaggio ai Imachko, secondo me, è che sono l'unica squadra realisticamente che può draftare in tutti i modi, cioè può piccare alto AD carry e lasciarsi il counter pick sul mid lane per il quinto, sì. Piccare alto mid lane top e lasciarsi il counter pick sul jungler e support, può fare letteralmente quello che vuole come squadra perché hanno 5 giocatori che e tutti e 5 vale la pena draftarci intorno. Quindi anche solo per questo devo dare il favore dell'esordio ai Imachko stessi. Beh, direi di immergerci allora, signore e signori. Quindi entriamo in draft, passo la parola a Eddie Noise e a Moonboy. Grazie mille Trenas, siamo tornati quindi ancora una volta qui al Caster Desk, Eddie Noise, Moonboy per l'appunto, ad accompagnarvi in quella che è l'ultima partita. Per alcuni aspetti, per molti, ho sentito voci, forse la più importante, forse molto interessante. Beh, d'altronde abbiamo effettivamente i campioni in carica di questo Spring Split del PG Nations, quindi quello appena trascorso, che sia Spring Single Summer, insomma, sempre campione 6, quindi devi riconfermarti. Qui abbiamo per l'appunto i 5 membri che compongono Imachko, con ovviamente delle modifiche, delle aggiunte. Abbiamo quel click in quella corsia inferiore, molto interessante, d'altronde è stato il principale contendente a quel titolo proprio nella rivalsa con Imachko stessi. Già, assolutamente, esce fresco da una delle run più profonde di giocatori italiani all'interno di European Masters, esce fresco da uno split di comunque grande successo e si può tranquillamente considerare la botlane dei Imachko come quella forse dove l'upgrade si sentisse in maniera un pochino più, non dico necessario, però favorevole. La botlane precedente era una botlane in Darkling e Darkling che sapeva il fatto suo, ma raramente cedeva alle aspettative, mentre in questo caso con un giocatore che arriva anche come Bushi direttamente dai Ghostkilla può avere un inserimento molto più protagonista, molto più centrale, come menzionavano anche i nostri analisti. Molto più aggressivo, per appunto. Meno giocare sul lato un pochino più passivo, molto più sul lato attivo. Quindi vediamo anche un po' cosa cambierà. Dall'altra parte abbiamo i Gaia Esports, per l'appunto, con uno che, per l'appunto, in Enz troviamo un'aggressione, a volte anche smodata, forse, in quella corsa inferiore, con Hungry Panda al suo fianco. Vediamo, perché ci sono ovviamente nomi che hanno ampiamente solcato questo campo, dalla giungla stessa con Robin Quarto, Chapapi stesso comunque, nome già sentito, assolutamente, Enz primo tra tutti ovviamente, essendosi conquistato più e più volte questo titolo, ricordiamo, al tempo dei Campus Party Sparks addirittura. Già, sicuramente è una composizione che arriva come il nuovo nome della nostra competizione, il primo split per loro all'interno di questo PG Nationals, e quindi ambizioni sicuramente alte, con un roster che si presenta non certo come un roster che vuole finire sulla metà inferiore della classifica. L'obiettivo per questa squadra sarà sicuramente puntare allo European Masters, anche perché tutti e 5 i giocatori di questo roster sono stati in passato, quindi ritornarci priorità numero uno. Diciamo che l'esperienza pregressa ce l'hai, entrambi hanno solcato quel campo, quell'importante palcoscenico, vogliono tutti e 5 ovviamente ritornarci per ovvi motivi, quindi hai già creato qualcosa in comune, un obiettivo finale per questo team. In ogni caso, per appunto, Gaia Esports, Blueside, lo vediamo fin da subito, rimosso Thresh, rimosso Nocturne, Imachko a quanto pare guardavano anche loro la trasmissione, non so che c'è quel via. Interessante, abbiamo visto la sua partita ed è per oggi basta, diciamo. Ci è piaciuto guardare, provare. L'abbiamo detto prima, se sei a digiuno per un mese non puoi fare una scorpacciata subito, quindi dopo però, tutti questi mesi senza Viego, allora dobbiamo accertarci di non esagerare con il nostro Viego quotidiano, un game alla volta, poi vediamo, poi magari alziamo le dosi.
In ogni caso, al suo fianco quel Varus che purtroppo non ha avuto quell'impatto che molte volte vediamo portare da un Varus stesso, ma ovviamente hanno già ampiamente esposto all'analyst desk le differenze, anche se fosse stato magari un Varus da letalità anziché da uno da danno, diciamo, sostenuto. Tristana si aggiunge, anche Kai'Sa, occhio perché iniziamo a scendere pesantemente su quelli che possono essere a questo punto i tiratori disponibili. Saia tra tutti è quello che mi viene più in mente, perché generalmente viene utilizzato alcune volte anche quando non vengono bannati molti di questi carry. Vero? Sì, Saia ancora più abbastanza alta. Oh, grazie Machko, grazie. Perfetto, perfetto. Abbiamo avuto Viego e adesso arriva anche Faccio finta che mi abbiano ascoltato appositamente per piccare Gwen. Certo. Non che avessero già un piano in mente per poterlo utilizzare. Grazie in ogni caso. Guarda, così blu. Tra l'altro arriva direttamente al fianco di un Renekton, quindi non è non flessibilità top, per i due potrebbe non essere top. Quello è un Oxerath nel frattempo, ma ci arriviamo tra un attimo. Calma. La cosa interessante è che appunto Gwen ha la possibilità di inserirsi volendo anche in giungla, volendo anche in mid lane. Questo è vero. Così come Renekton ha mostrato anche lui possibilità di flex. E non solo, sai già chi c'è in mid, quindi comunque quello Oxerath, quindi puoi comunque giostare. Sì. Non sai chi c'è in top, ma tanto alla fine delle draft comunque saprà prima di loro chi poterti giostrare, quindi ok, il counterpick non è su di loro, quindi comunque i GI Esports sanno già come muoversi, ma al tempo stesso tu sai già chi mettere dove. Già, stai già iniziando a posizionare le pedine. Esatto. Per i Gaia, quello Xerath arriva come, sì, un inserimento che può funzionare un pochino nel meta attuale. Abbiamo visto appunto, come abbiamo menzionato anche in precedenza, c'è stato quel ban nella prima partita di oggi, abbiamo visto la sua apparizione da MSI. Esatto. È un pick per Chapapi un po' storico nel suo passato, e questi Pokémage sono comunque conosciamo molto presenti. Chapapi. E con Ezra al suo fianco si sta creando una sorta di composizione un po' simile Poke per questi Gaia. Potremmo vedere forse anche un possibile inserimento di magari un campione come Jace sulla corsia superiore. Potrebbe. Che potrebbe contro cercare di tenere un pochino poi sotto scacco quel Renekton. Quindi vediamo se i Machko vogliono muoversi verso quel ban nella seconda fase. Lundorf tipicamente anche abbastanza aggressivo come top laner. Per i Machko appunto vorrei... Sono un po' curioso su questa Gwen, perché per chi si fosse perso le mie recenti avventure, io mi sono spammato Gwen fino all'inverosimile, ho avuto qualcosa tipo 25 game consecutivi di quel campione, abbastanza disgustoso, e penso sia estremamente forte in questo momento, perché sono persino riuscito a vincere delle partite. Ecco, quindi, perché quindi assolutamente testimonianza ovvia che il campione è rotto fuori da qualsiasi possibilità. Potrebbe essere altrimenti. Però sì, l'hai detto, d'altronde sia Viego che Gwen comunque stanno ricoprendo dei ruoli molto importanti all'interno del meta, diciamo, che si sta andando a creare sempre di più. Più che altro sono incuriosito perché i ban sono arrivati per limitare le possibilità di safe zone per questo Ezreal, per l'appunto. Sì. Avremo avere un Brom, avremo avere una Karma che potrebbe ricoprire anche quel ruolo di flex pick assieme a Xerath, e lo rimuove anche al fianco di un Ezreal, che era una delle vecchie composizioni che ben si oliavano, insomma, insieme quella Ezreal Karma. Ok, Gangplank e Leona adesso al fianco di Ezra su quella corsia inferiore. Gangplank, okay, abbastanza interessante come selezione contro Renekton, si trova faccia a faccia con lui. Però effettivamente con in fase di corsia può cavarsela, nel senso che Gangplank comunque in fase di corsia sa il fatto suo e ha ovviamente il suo ampio scaling. Quello è uno Zac per qualche motivo. Adesso draft decisamente interessante. C'è da parlare una po'. Degna conclusione di giornata, assolutamente. Adesso vedremo il riassestamento. È Gwen top lane. Ok, fantastico. E non mi dispiace in realtà, anche perché punto primo abbiamo visto tipo 864 volte Renekton Gangplank, quindi anche basta a un certo punto. Per una volta che possiamo cambiare per sbaglio, mettiamoli in mid. Stemboss con Gwen, tra l'altro, cosa molto particolare. Stemboss è un giocatore che in realtà ha sempre giocato in maniera molto tankosa, a volte losing side, però è un giocatore capace quando lo metti su dei carry veri e propri, può creare un po' quella differenza. Assolutamente. E soprattutto è un matchup che secondo me Gwen può gestire molto bene contro Gangplank. Sì, Gwen è un campione che in fase di corsia può rivelarsi molto opprimente. La sua Q accumula un sacco di danni se riesce a chiudere le distanze nel modo corretto, e Gangplank è un campione che comunque rischia di doversi esporre in determinate circostanze. Appena si avvicina per il parley, Gwen può facilmente chiudere distanze. Esatto. Quel suo scatto, se riesce a trovare anche soltanto un auto-attack durante la sua durata, va a ridurre pesantemente il suo cooldown, e quindi la fase di aggressione di Gwen in fase di corsia è praticamente costante. Il cooldown della Q, soprattutto appena ci metti qualche punto, inizia a scendere dei livelli molto bassi, quindi tradeare contro Gwen è estremamente difficile. Una volta sbloccata la Suprema, il suo potenziale di aggressione di boost permette quasi di fare da 100 a 0 anche su bersagli abbastanza fragili con relativamente pochi oggetti offensivi, quindi è un campione che presenta un enorme lato offensivo, e soprattutto se itemizza verso Sagomalanda, quindi sustain, magari non è il conquistatore per condire il tutto, rischia di diventare uno di quei campioni che non muore mai. A un certo punto ti fai, rimane per
tantissimo tempo a pochissimi HP, ma i suoi danni, il suo sustain, continua a rigenerare. Tutto quel DPS ad area continua a darle sempre più rigenerazione, sempre più cure, che le permette di rimanere viva attraverso molte aggressioni. Già. Quindi non c'è nient'altro da dire, ovviamente poi durante la partita parleremo anche di quello Zac, ma signori, siamo pronti, l'ultima partita di questo inizio di Super Week, di questo inizio del Summer Split 2021 del PG Nationals. Vedrà i Machko, gli uscenti campioni dello Spring Split 2021 del PG Nationals, contro i Gaia Esports. E come sempre, da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo quarto e ultimo match della serata. Hashtag GEWin per i Gaia Esports contro hashtag MCKWin per i Machko. Uno scontro bello interessante, anche perché l'abbiamo detto, questi Gaia sono una squadra che sicuramente, individualmente, personalmente, questi giocatori puntano a quella top 2, puntano a quella finale, all'accesso agli U-Masters, e partire subito in quinta con uno scontro contro i campioni in carica, che presentano dalla loro forse anche degli upgrade per quanto riguarda le prospettive, le proiezioni del loro roster, sicuramente un bello scontro. Per quanto riguarda Zac, c'è un piccolo tech scoperto recentemente, messo in luce proprio da Pabo, dal jungler dei Pentanet. Vero. Sul suo Twitter, dove se vai ad acquistare una Zonia, uno stopwatch, non può essere interrotto durante la catapulta se entri in Zonia a mezz'aria. Quindi vediamo se Seaboy andrà a muoversi verso quell'itemizzazione. Vedremo. Intanto corsia inferiore, abbiamo visto fin da subito aggressione immediata tra Angry Panda e Hands. Rispondono però molto bene a Bush e Click. Adesso sono anche molto incuriosito ovviamente da questa corsia inferiore. Palese che, come nel game precedente, il mio occhio va assolutamente a quella corsia superiore dove c'è Gwen. Già, la novità è quella che attira sempre. È normale. Un po' di più. È normale. Ok. Con flash, immagino a questo punto flash autoattacco, allora, con bruciature di Dundorf. Allora, non c'è niente di cui preoccuparsi, perché anch'io inizio sempre le mie ranked dando il primo sangue all'avversario con quando lo vuoi togliere subito, così che il top laner ha subito il potenziale massimo. Esatto. E non hai, perché se e poi ti sei tolto il pensiero, se poi prende un'uccisione a tipo sesto minuto, potrebbe prevalere sulla corsia intera e perdi la top. Già. Se lo dai adesso, sei ancora in fase di risorse. Giochi bene, ottima strategia, Stan Boss. Ottima strategia. Sono d'accordo. Molti top laner, immagino in chat, saranno d'accordo con noi. Anche loro adottano questa tattica: dare il primo sangue al top laner per subito fugare ogni dubbio su chi sia il migliore. Parti con svantaggio per poi recuperare. Vedremo magari evidenziato se la regia ci concede un replay. Giusto. Come effettivamente quel duello si è svolto. Ma flash contro non flash. È abbastanza chiaro che, preso magari un trade sbagliato a livello 1, la distanza venga chiusa quando Gwen ancora non ha quella E, quello scatto dalla sua per riposizionarsi. Detective Eddie, ricostruisco la scena del crimine. Vediamo. Parlé dopo parlé, a un certo punto è autoattacco potenziato, la fiammata, flash autoattacco, l'ha ucciso. Temo sia questo il caso. Non certo l'inizio più comodo che si potesse aspettare per questa Gwen, che si presenta anche con teletrasporto ustione come al suo solito, visto che quella E, quello scatto per posizionarsi a un cooldown così basso, così efficace, purtroppo non troverà in quell'ustione l'aggressione che voleva magari cercare in fase di corsia. Adesso però, con l'ingresso di Seaboy, potrebbe esserci uno spazio. Subito l'aggressione con Seaboy. A questo giro Lundorf trova dei buoni danni, ma non bastano a questo livello, e Stain Boss richiama subito, quindi l'uccisione di vendetta. Eh sì, quella Q a piene stack è molto minacciosa. Dello Zenith però, Robin nelle vicinanze, arrivano subito i danni, Click costretto alla fuga, ma non basta. Enza raccoglie molto bene, scambia anche colpi di torre pesanti per un po' di HP di Bushi. Ma è sicuramente un ottimo inizio per i Gaia Esports. Comunque il primo sangue su Lundorf, l'uccisione su Enza, mentre per adesso soltanto quella ripresa di Stain Boss. L'aggressione funziona molto bene per questa squadra, abbiamo visto sul lati opposti di mappa trovare buon successo. Oh! Attenzione ancora una volta, Ciapapi richiamato! Ciapapi! E rischia grosso anche Seaboy. Per fortuna Ciapapi non ha mana. Questa è l'unica fortuna. Già, veramente una fortuna quasi più coincidentale che altro, ma un dive molto rischioso. Sabek si espone un passo oltre il limite della torre e Ciapapi lo inchioda con un bellissimo stordimento. Veramente lodevole questo ingresso, che va a pulire i Machko stessi, che impegnano il flash di Cybex per cercare quell'aggressione, decisamente messi sotto scacco dalla risposta dei Gaia, l'aggressione degli stessi Machko che si riversa contro di loro in quell'azione mid lane. Ottimo inizio per i Gaia, una kill a testa per il loro carry, un fantastico inizio di partita. Già, assolutamente, molto, molto convincente, molto bravi. Per quanto
parità praticamente in gold, 100 a separarli. Questa forse è la cosa più preoccupante, tra primi sangue e due uccisioni aggiuntive. Ti viene un po' da chiedere il perché. Beh, il perché risiede nella corsa superiore, nella giungla, nella mid e anche persino nella bot. Sì, i CS per adesso stanno ancora favorendo i match. Le uccisioni sono state prese quasi più in sorta di contropiedi su azioni un po' leggere da parte di match. Sono stati dei tre piccoli scivoloni, se così possiamo definirli. Questo è un ottimo ingresso, ancora una volta l'Undorf Stemboss, gli ultimi attacchi, illusione! A guadagnare nel tutto è Stemboss! Ecco, queste uccisioni ora pesano sulla corsa superiore. Eh sì, queste infieriscono. Queste sono quel tipo di uccisioni che mi aspettavo da Gwen. Pochi HP, conquistatore che procca. E tutta quella velocità d'attacco, tutte quelle statistiche bonus che ottiene dalla sua è veramente insostenibile in queste fasi di gioco. Nel trade prolungato per un Gangplank che sì, era partito con il piede giusto, ma poi Fulgore ti aggiunge soltanto quel proc di lama incantata. Nessuna statistica in quei 700 gold spesi. Quindi nel combattimento prolungato l'Undorf risente decisamente di tutti invece quegli steroidi che Stemboss trova anche soltanto nel suo solo kit. Arriva Jerry Cole dello sguardo prosciugante, sustain aggiuntivo per Gwen. Sarà un movimento verso quindi il Sago Malanda. E una Gwen che punta ad essere quel drain tank quasi. Ed è un ottimo inserimento comunque all'interno di Machko, avendo comunque Seaboy bello corposo, click bello corposo, avere Stemboss che fa un po' questa dualità, una sorta di Bruiser of Tank, potremmo chiamarlo così. Sì. È quel suo che aggiuntivo, senza contare poi ovviamente anche Sebex, che in ogni caso, per quanto Bruiser, comunque rigenerazione ne ha dalla sua. Nel team fight i Machko vogliono lanciarsi devastantemente. E ci sta, perché creano poi, fanno da spartiacque poi per Jinx in ogni caso. Un assist, un'uccisione, scatena, sappiamo, la metti trebbia Jinx. Già, la minaccia, o meglio il pericolo, che potrebbe risentire questa composizione un po' simile a quello che abbiamo visto nella draft dei Makers in precedenza, che la frontline dei Machko vuole fare danni, quindi vedremo Renekton, vedremo Gwen, vedremo Zac tuffarsi sugli avversari, ma questo potrebbe lasciare Bushi troppo lontano dal suo inserimento con i danni. Ottima lemon Zenith, in ogni caso l'ancora è partita, arriva lo sbarramento del gioco di Enz, ma i danni non bastano a questo giro per quanto abbiano lanciato un po' di tutto. E ci riprovano su questa corsia inferiore, è una corsia dove spingere sicuramente è un po' imperativo, anche perché vediamo qualcosa di molto tradizionale da parte di Machko, almeno a livello individuale. Jinx Nautilus non forse il miglior accoppiamento di per sé, ma Jinx molto forte, a quanto pare molto ricercata nel meta attuale. Nautilus ancora uno dei supporti più golosi. Non però qualcosa di comunissimo, soprattutto non per Click, che non è certo abituato al Nautilus, nonostante sia un supporto che gioca da così tanto tempo qua nella scena. Nautilus non è mai stato uno dei suoi pick. E già, quindi ok, quello... Wow. Quello è stato spaventoso. Robin, 1-0-1. Si porta avanti con, penso ormai sia comprovato, aggressione di Seaboy ancora una volta di Lundorf. La parola d'ordine è rallentare il più possibile Lundorf. Fortunatamente per lui, tra arance e un po' di presa dell'immortale, è riuscito a contenere i danni e avere così salva la vita su quel 2v1. Già, purtroppo Stemboss non aveva la Suprema disponibile nell'ustione già utilizzata in precedenza, quindi non è riuscito a chiudere su quei per danni poco finali che separavano Lundorf dalla morte. Nonostante ciò, i Machko stanno mantenendo una presa molto salda su questa zona superiore della mappa, se non altro. La pressione top lane di Stemboss permette un facile accesso a questo messaggero. Beh, 73 minion a 44, direi che è abbastanza opprimente. È abbastanza opprimente, sì. Gwen, come ho detto, è un campione in fase di corsia molto, molto fastidioso da affrontare. Picchia. Oltretutto farma in maniera estremamente comoda. La sua Q le permette di avere un'ottima pulizia sull'ondate. La sua E le dà l'attack speed e i danni bonus di cui ha bisogno per lastitare con comodità. Non è certo difficile con un campione come Gwen andare in vantaggio di CS sull'avversario. È il picchia. Sì. È il discorso sulla quale persino Lundorf purtroppo deve rispettare. Eh sì, infatti lo vediamo spostarsi sul lato opposto di mappa a questo giro. Dragon non ancora nelle vicinanze, non uno swap che possa favorire i Machko su qualche tipo di obiettivo, ma provano su Sabex. Angry Panda trova la mezza Zenith, ma nulla di preoccupante. E con Drago dell'Oceano c'è ancora la speranza di un'altra anima del Drago Infernale. Vero. Mi piace pensare che in un universo parallelo sia arrivata anche la terza, durante la terza partita. Vabbè, poker è un sogno, ma ci accontenteremo anche del Triss, d'altra parte. Triss. Se giochi a filotto, di base non mi posso lamentare, perché finalmente ho un po' di anime del Drago Infernale. Ero a digiuno da fin troppo tempo. Intanto, ancora una volta, corsa inferiore. Bushi mantiene comunque molto bene priorità. Farm è praticamente uguale.
tre sei mosse, continua ad aggredire. Questo porta Lundorf ovviamente a dover retrocedere ogni qualvolta. Il problema è proprio questo. Il kit stesso di Gwen gli permette di poter sostenere così bene i danni del singolo parlé che fa Lundorf, tutto qua. Fossure no. Necton non arriva, non sustaina, non trova basta sustain, cerca il tagliaffetta, non trova lo stordimento. Lundorf continua a piazzare stack su stack in quella presa immortale, continua con il parlé, insomma lo sappiamo come una corsa superiore contro quella Necton. Con Gwen è già diversa comunque la situazione, è già diverso anche l'approccio che deve avere contro lei. Sì, assolutamente, è abbastanza complesso. Intervengo. Chiamata, lo Zenith, trovano i danni necessari. Shapapi dall'altra parte del mondo trova i danni necessari. Angry Panda però rischia grosso, se mossa l'inserimento con Gwen di teletrasporto, l'ultimo attacco, trova l'uccisione. Guarda quanto sta resistendo, poi alla fine crollerà sotto i colpi di Robin, ma poco importa, si vuole ancora mantenere la passiva, così come la vita salva. Un'azione un po' complessa da navigare a questo giro per i Machko, l'engage dei Gaia Esports letale da una gittata spaziale, quello Xerath veramente drone assassino. Dall'altra parte controlli era mirati e impossibile per Bushi cercare la fuga con adesso ancora qualche secondo dal suo flash. Purtroppo il trade back arriva sì secondo le possibilità, ma non senza cedere la stessa vita di Stenbosse in quell'aggressione. Un tentativo che può sicuramente affinarsi in alcune circostanze, ma rivediamo ancora una volta l'intero replay con Angry Panda che si propone molto bene, ex special mano, coprendo una distanza enorme quando Bushi sperava di poter essere libero. La chiusura è stata immediata e zero via di fuga. Se non altro la presenza appunto di C-Boy, di Stenbosse in alimento del trasporto, ha permesso ai Machko di rispondere con quelle due decisioni per se stessi, ma non sono azioni che vorresti vedere concludere in questo modo, non quando impegni così tanto anche soltanto per rispondere con quel teletrasporto, con la presenza già preventiva di Zac sulla scena del crimine. Già, ora si va sul secondo drago. Machko possono fare ben poco adesso con questa prima offensiva, dove Robin si vede ancora avvantaggiato ancora una volta. Risposte, i Machko rispondono bene, ma ogni qualvolta che eSports trovano una risposta migliore. Sembra che a volte quelle proposte ci siano. In ogni caso, prima torre abbattuta grazie a questo messaggero. Vantaggio monetario riconquistato e quindi dai Machko, e la pressione continua a sentirsi sulla top lane. Gangplank purtroppo è completamente zonata da quell'area di mappa, quindi il messaggero permetterà anche una seconda capocciata e un secondo assedio a Stenbosse finché non arriva la suprema di Xerath a scacciarlo via. Ma la nebbia sacra utilissima per Stenbosse nel proteggersi da tutti quegli skill shot che arrivano da fuori l'area di influenza della nebbia. E beh, Xerath in ulti è ben fuori da quell'area. E addirittura riuscirà a prendersi il blue buff Bushi con la W da lontano. Stanno cercando di mantenersi comunque aggrappati a quello che qua e là riescono a trovare. I Machko comunque hanno grandi vantaggi individuali in determinati ruoli. Sabex, nonostante la morte, è a 140 CS, che a 13 minuti in un matchup contro Xerath non sono tutt'altro che garantiti o facilitati. Qua è stata un'ottima fase di corsia da parte sua. Assolutamente, ancora una volta l'aggressione, si vede Chapapi trovare lo stordimento. Robin segue con il retromissilistico, continua l'aggressione. Attenzione però, Angry Panda fin troppo vicino. Sabex esterno ovviamente ai danni di Enz, esposto terribilmente. Angry Panda riuscirà comunque a salvarsi con il flash della sua. Ancora una volta Stenbosse minaccia tra la Zac Zac e la nebbia stessa, permettersi di rigenerare. Occhio però ovviamente al threat back da Robin Enz. Buoni danni con Gwen, è indispensabile riuscire a utilizzare la suprema in maniera consistente nel corso del teamfight, resettando con auto-attack o abilità su diversi bersagli per mantenere anche il danno e l'inseguimento soprattutto. Ogni proiettile di quella suprema applica anche un rallentamento che permette quindi un inseguimento e un danneggiamento più consistente, più efficace nella durata dell'intero teamfight. E Machko li vediamo adesso con un gold praticamente paritario a quello avversario, affacciarsi a degli scontri un po' talvolta titubanti, mentre i Gaia Esports si propongono comunque con un Enz, con questo Ezreal già un oggetto intero che sta marciando verso il suo secondo. Chapapi che, anche se non ha chiuso il suo primo oggetto, principalmente è un po' mancante su quel lato, un po' carente su quel lato, date il suo CS, dato il suo farm, ma 2-0-1, un ottimo score di avvio per questo Xerath. Assolutamente, tralasciando ovviamente il farm, dove abbiamo già detto, Sebex ha dato un'ottima corsia centrale, cioè nonostante 2-0-1, 102 milioni di farm.
Papi ora in pulizia ancora una volta. Cioè, Papi è sicuramente molto importante. Eh sì, stanno cercando di dargli comunque la rilevanza di cui può farsi forte in altre azioni coordinate come quella che abbiamo visto prima sulla botlane. Già. Basta un controllo e i danni che Xerath può scatenare anche un'immensa distanza sono enormi. Scelta comunque del dolore di Liandry per lui come oggetto mitico, non l'eco di Luden, va quindi a sacrificare un po' il boost immediato per favorire invece un pochino più di danni su giocatori più resistenti. D'altra parte abbiamo campioni come Zac, Renekton, Nautilus, la stessa Gwen che accumuleranno un bel po' di HP dalla loro. Sì, in ogni caso della tua è comunque Lundorf con i barili, danni pure, e i Robin con le termistici con le fiammate, Enz persino con il Reflux, la W che va ad aumentare i danni della Q stessa e l'autoattacco, insomma, di danni, diciamo, esplosivi, tra virgolette, ne hai, quindi si può comprendere la scelta da parte di Chapapi. Adesso vediamo ancora una volta l'aggruppamento, 1:20, Drago Infernale. Spoil anima, tra l'altro, spoiler. È passato un po' in sordina, ma altra anima, quindi. Sì, sì. Molto importante. Un Montriss, effettivamente. Un Montriss di cui siamo contenti, anche perché entrambe le squadre comunque ne fanno di un bisogno incredibile. Si prendono tutto da Enz. Spostamento arcano più flash immediato. Evocazione del messaggero. Andranno quindi verso la torre, la loro seconda torre, idealmente parlando. Per quanto cannonate, andranno a liberare le ondate. Colpi di torre non basteranno, la capocciata e autoattacchi, torre ancora integra. La minaccia di Angry Panda con quella suprema era abbastanza consistente, Bushi non vuole esporsi troppo, anche se con quella tempesta impetuosa adesso può utilizzare l'attiva dell'oggetto per riposizionarsi ed evitare i controlli avversari. Non vuoi essere costretto a quelle fughe prima del necessario. Piano piano tutti i giocatori stanno accrescendo il loro potenziale, il loro potere, la loro efficacia. Stembos è chiuso il Sagoma Land, adesso si muove verso il Dentry Nashor, tipico secondo oggetto. Poi da lì si va un po' sulla preferenza personale. Gwen può muoversi uno spirito cosmico, sfruttando bene quindi anche l'aumento di statistiche data dalla sua passiva dai primi oggetti. Clessidra di Zonia quando affronti composizioni di alto danno fisico. Copri il capo di Ravadon se ti senti particolarmente aggressivo, vuoi aggiungere danno al danno, oppure persino un tormento dei Lich, come anche un potenziamento sulla sua aggressione nello speed push, nella pressione sulle corsie laterali. Le torri sotto quei colpi della lama incantata inizieranno a sciogliersi. Già. Sul drago immediatamente i Machko rispondono e si lanciano a capofitto su questo prima stack. Idealmente adesso si apre la prospettiva di 4 stack di drago infernale qualora il game dovesse arrivare così lontano. Sì, la possibilità potrebbe manifestarsi in effetti. Certo. Gaia questa prima stack la cedono anche senza troppi dispiaceri, è soltanto una singola stack per adesso, niente di pericoloso per i Machko. Certo un po' c'è il dispiacere di non essersi portati a Soul Point, ma stai scambiando tutto questo con ancora un po' di fase di accumulo per quanto riguarda Xerath, che era stato appunto lasciato un po' indietro in fase di corsia, e Ezreal, che ha passato molto tempo adesso in solitaria sulla corsia superiore a raccogliere farm e adesso minacciare anche un po' la struttura. Tanto ancora una volta corsia superiore, vediamo addirittura Enz pulire pesantemente la corsia superiore, minacciare la torre stessa, le torre fisico per pulizia immediata. Già, non ma vogliono... ormai Robin ha un cooldown abbastanza ridicolo comunque, già sì, da adesso. Il cooldown inizia ad abbassarsi, livello 11, quindi già rank 2 su quella suprema. Esatto. Non vogliono lasciare ai Machko spazio sulle torri, quella torre in corsia centrale era molto fragile, Bushi poteva avvicinarsi per cercare di abbatterla, ma i Gaia Esports stanno cercando di allungare ancora un po' il brodo in questa fase. Sperando di poter raggiungere magari quei secondi oggetti per alcuni dei loro bersagli prioritari e affacciarsi con quelli a futuri teamfight prima che arrivi poi lo scaling nel late game di campioni come la Jinx nemica, che ancora una volta però si propone senza una composizione adibita a proteggerla, quindi una composizione, o meglio una Jinx che dovrà far affidamento più sull'aggressione che la propria composizione genera che su gli spazi che vanno a creare appositamente per lei. Già. Intanto Gwen, ancora una volta corsa inferiore per Stemboss e pulizia immediata, ma d'altronde nel side lane con la velocità di pulizia, il Zac Zac, la Q che ha a disposizione, insomma, pulisce abbastanza velocemente l'ondata. Decisamente, Gwen non fa fatica a portare su quell'aggressione. È quel pericolo del side lane, insomma. Sì, ormai il cooldown della Q è molto basso e gli auto-attack puoi accumulare facilmente, esatto. Non fai certo fatica ad avere piene stack tra un utilizzo e l'altro. La grande preoccupazione che potrebbe proporsi al massimo è l'utilizzo del mana, visto che tipicamente Gwen non itemizza verso oggetti che la favoriscano da quel punto di vista, quindi potrebbe trovarsi nel caso di una pressione
prolungata sulla corsia laterale, un po' a secco di quella risorsa, ma senza troppi rischi. Il problema che più, diciamo, pericoloso per una Gwen e i rischi che potrebbe incorrere in determinate circostanze è se usa troppo la sua E per muoversi attorno per la mappa e non quindi per applicare gli auto-attack potenziati, il suo cooldown non viene ridotto, quindi rischia di trovarsi in posizioni in cui quella E dimostra ancora un cooldown abbastanza proibitivo. Aggressione ancora una volta che si va a presentare su questa corsia centrale, per quanto Chababi possa chiudere, invece no, ancora una volta sta così tanto a cuore, ma d'altronde valore strategico non permette ai Machiko di poter essere così tranquilli nella giungla avversaria, ecco, quando vorrebbe, se volessero spingersi oltre. Sì, intanto tanti danni da parte di Lundorf, che con questo Gangplank piano piano sta iniziando a scalare per la virtù della triade, inizia a dire il fatto suo e piano piano arriveranno anche altri oggetti. Entrambi che danno magico dei Gaia hanno la piccola componente del bastone del vuoto, quindi un po' di penetrazione e armatura magica già dalla loro, il che renderà anche Siboy un pochino più alla loro portata, nonostante questo Zac si sia mosso molto rapidamente verso le sue resistenze. Piano piano il secondo oggetto è quello a cui si punta. A un minuto e mezzo per un eventuale secondo drago, e i Machiko vorrebbero tanto iniziare ad accumulare quelle stacche infernali. Ancora una volta, minuto e 20. Il richiamo del drago infernale sarà importantissimo per questi, per questi team. Ricordiamo Gaia Esports ad un passo da quel soul point. Assortimento su Stem Boss, rischio grosso, ci prova con la Sacra Nebbia a resistere quanto più possibile, ma su 3 c'è poco da fare ancora una volta, finalmente addirittura con Ustione alla mano. Gwen si porta a casa la vita grazie al Rocket da parte di Bushi. Già, per Stem Boss essere trovato da un controllo è molto pericoloso, se non riesce ad attivare in tempo la nebbia non c'è quella resistenza, non c'è l'intargettabilità, l'imbersagliabilità dalle fonti esterne a quell'abilità che può proporsi. Angry Panda ci prova su Bushi, ma niente va a segno, nessuna fatica veramente spesa. In ogni caso abbiamo già visto un po' il modus operandi come in precedenza. Ci prova su Bushi, che precisione di danni! Bushi per poco e poi il raddoppio con le cannonate dal cielo di Lundorf. Però l'avevo detto, questo è un po' il modus operandi, trovi un controllo, Chapapi raddoppia pesantemente con i danni, con la supermassa è disponibile e c'era comunque Robin Hands nelle vicinanze. L'hai detto, Stem Boss senza la Sacra Nebbia, senza il dritto filo per potersi muovere, spostare velocemente, c'è poco da fare. E come? La minaccia è bella ampia e i danni si stanno iniziando ad accumulare. Ormai quasi sempre più oggetti conclusi. Si sposterà anche adesso Chapapi sulla corsia inferiore dopo un rapido recall, calzare del mago dalla sua penetrazione armatura, o meglio penetrazione magica, che sta raggiungendo un po' massimi storici per questo giocatore. Corsia centrale ci riprovano, ma niente che va veramente a segno. Arriva anche Cybex, però la volontà è di contendere, di lottare per questo drago. A quanto pare sì, d'altronde che gli Esports hanno questo vantaggio strategico complice con l'uccisione di Stem Boss che ha fatto retrocedere l'interi Machiko. Ma non hanno Supreme, soltanto adesso c'è quella di Enze, quindi il fight è un po' l'inseguimento, Stem Boss cerca Chapapi, cerca l'inseguimento soprattutto con Dominus da parte di Cybex a raccogliere l'uccisione su Robin, cade quindi il jungler, mentre Enze conclude su Bushi in 2v1 praticamente, ma arriva la double kill e double crunch per Cybex che raggiunge velocemente Enze massacrandolo. La zona si è un po' scambiata per adesso il Machiko con la priorità sul drago, e questo avvia Stem Boss verso una facile presa dell'obiettivo con Gwen DPS altissimo. Jinx ha abbandonato un po' se stessa, come potevamo preventivare dalla composizione, e Lundorf se ne ha approfittato, è proprio corso in faccia, ma ci riprovano. Ancora una volta Cybex, la fiammata Angry Panda purtroppo va vuoto, Cybex ha raggiunto comunque dai colpi della torretta Chapapi, quanti danni, si basta per perdere addirittura quella stasi. Stem Boss e dritto filo con la Sacra Nebbia per follow up sui propri danni, cerca Lundorf, cerca Chapapi, ma non ha le distanze necessarie, ancora una volta la fuga. Alla fine niente da fare, sono i Gaia a riprendersi in questo scambio Rocket con la kill su Cybex. Purtroppo un inserimento un po' faticoso da parte dei Machiko stessi. Piccolo vantaggio in gold ancora per i Gaia, ma una partita estremamente tirata, siamo a 24 minuti. Ancora facciamo fatica a distaccarci di più di 1000 unità d'oro circa. Seconda stacca infernale raccolta dai Machiko, ma rivediamo ancora una volta il fight. Rivediamo la priorità che si è completamente spaccata in questo scontro. Bushi lasciato a se stesso, inseguito dai propri avversari, mentre i Machiko si gettano sulla rispettiva backline avversaria. Lundorf non fa certo fatica nel chiudere distanze. Se non altro, Chapapi e Lens sono stati tenuti un pochino fuori dal poter continuare a minacciare. E eliminare quel Rumble ha anche tolto una buona fetta di DPS, perché ormai anche Robin è una parte importante del danno di questi Gaia. Il teamfight comunque ha garantito quindi il secondo drago per i Machiko.
altre stack che quindi si stanno consolidando sempre di più. Danni che quindi piano piano arrivano sempre più disponibili per questi match. Peccato ovviamente per Bushi. In quel frangente ha usato le trappole pensando che l'Unorf stesse già ripiegando, mentre invece si è semplicemente girato e ha cercato il 100-0 che ha trovato poi. Eh sì. Se avessi fatto lo stile alla dilemma dello Zenith, mani i capelli. Ottimista, ma mani i capelli. C'è anche da dire comunque, per spezzare un po' la lancia a favore di Bushi 0-3-3, è che molte volte abbiamo visto quel Rocket portare veramente in fin di vita 2-3 obiettivi. È vero. Quindi è vero. Parliamo comunque di un campione come Jinx che purtroppo non riuscì a trovare quelle 3-4 uccisioni quasi con Rocket alla mano su azioni già conclusesi praticamente, quindi sì, veramente garantite. È vero, alcune situazioni erano veramente minacciose, ma vorranno proporre un'altra. Ancora una volta Zaki catapulta, cercano i controlli a cui però vengono completamente risposti dalla commissione dei Gaia Esports. Le cannonate più i danni da parte di Ciapapi si fanno sentire, ormai le cannonate di Lundorf, i danni puri massacranti, signori. Gaia Esports in grande spolvero, i Machko temono e rischiano una disfatta totale. Già, questo è stato un engage molto particolare da parte di Machko. Pochi danni presenti e purtroppo la tua composizione ormai si appoggia per fare danno su una Jinx che è rimasta indietro, un Renekton che ha bisogno di essere nella giusta posizione per poter fare danno liberamente, e una Gwen con comunque range molto basso che non se la cava ottimamente in situazioni di teamfight esteso. Quindi un'aggressione veramente sorprendente. Forse i Machko non sapevano quanti avversari effettivamente si celassero dietro l'angolo e pronti allo scontro, ma hanno finito per concedere molto. 3 uccisioni e il barone adesso nelle tasche di Gaia, diciamo, che decollano finalmente con 3500 gol di vantaggio. Sì, diciamo non il migliore degli ingaggi comunque. Trovare soltanto Leona, esporsi così tanto in linea traiettoria comunque. Ricordiamo, tra barili, cannonate, Ciapapi in stordimento, Q e R disponibile, Ezio con lo sbarramento energetico, Ruby con il drone missilistico, tutti i danni che non si bloccano al primo bersaglio, quindi. Decisamente. Machko un po' impreparati a quella schermaglia e ne hanno pagato il prezzo. Già. E adesso vediamo da dove dovrà arrivare la ripresa, perché la mano del barone non è facile da gestire per i Machko. Il loro way player è praticamente nullo. L'unica fonte di danno dalla gittata è questa Jinx che può provare ad esporsi, ma rischia nel farlo. Già. Il resto della squadra, tutti corpo a corpo, tutti range ravvicinato, e questo mal si sta scontrando con quello che i Gaia Esports intendono proporre ad ogni scontro. Lo vediamo continuamente, vediamo Renekton, Zac, Gwen lanciarsi sugli avversari, ma nel momento in cui Serat ed Ezreal riescono a mettere un po' di distanza tra loro e gli avversari, il danno che riversano addosso è grande e i Machko devono spendere quel tempo per cercare di richiudere la distanza per poter applicare il loro. Ancora una volta cannonate su Bushi con Suprema di Ciapapi disponibile. E anche questo è abbastanza disgustoso, il fatto che Ciapapi possa premere, dare buff ai minion in corsa inferiore e puntare sulla corsa centrale con la Suprema. Devastante davvero. È una combo di Suprema quella veramente letale, tra il rallentamento delle Supreme di Gangplank e il danno della gittata immensa, praticamente globale, di Ezreal e Xerath. Per un AD carry immobile come Jinx, navigare verso la salvezza è a volte molto complesso. È quasi una poke comp comprovata. No, lo è in tutto e per tutto. Sta funzionando molto bene, più che altro, ecco quello che volevo dire. Lo abbiamo è in tutto per tutto. Abbiamo visto molte volte non funzionare così tanto le poke comp. Già, e sono composizioni comunque molto delicate da eseguire. Vero. Ma Ezra e Alexera stanno facendo un lavorone in questa partita. Sono riusciti a esporre l'inibitore in corsia inferiore. Sono riusciti a prendersi questo drago infernale confermando il soul point. Adesso provano a chiudere su click. Cercano click e lo trovano anche. Fiammata, assordimenti, almeno Zenith, l'Eclissi, Enza a concludere con W e Q finale. Danni devastanti di Lundorf, che verrà comunque richiamato. Pagherà pegno Dazio per tutti questi danni, ma lasciando così ai Gaia Esports una via libera in corsia centrale. Prendono torre, avanzano minacciosi, hanno completa priorità su questa torre centrale che troveranno indisturbati, mentre Enze continua a minacciare su inibitore. Bushi soltanto e Renekton tornati con il trasporto, però attenzione. Voglio se chiudere. Boss aspetta, sta caricando. Tanti danni però. Ancora una volta però
Sebex con Guardian Angel, bravo Angry Panda, guarda che peeling, quanto li sta bloccando, sono già top laner rimossi, Seaboy solo adesso arriva, sopraggiunge il flash poi da parte anche di Sebex, trova una double kill fenomenale, si aggiunge persino Gwen su Angry Panda, i danni ci sono, Enz collassa, signori, difficile dirlo, ma è carneficina, i Mashko si rialzano dalla polvere, dal fango e trovano un gancio destro. È incredibile. Eh già, questo engage un po' inaspettato per i Gaia. Qua non hanno visto arrivare il flank, la chiusura di Seaboy dalla gittata. Si sono separati in maniera un po' forse maldestra. Stenboss ha subito tanti danni dal poke iniziale di Chababy, ma visto questo teletrasporto dovevi per forza di cosa aspettarti la chiusura. Angry Panda è andato a intercettare Sebex, ma quei danni che comunque Seaboy è riuscito a trovare combinando il suo ingresso con un po' di danni dalla distanza, con un po' di rocket, di Bushi, alla fine nemmeno tanto. È stato Zac veramente a fare il grosso dell'intervento e Enz e Chababy semplicemente non sono riusciti a scrollarsi il dosso abbastanza in fretta. Stenboss ha avuto così tanto tempo in solitaria con Leona che ha fatto tranquillamente in tempo ad uccidere la battle e poi passare oltre per chiudere anche su Enz, ma questo è il fight che i Mashko stavano alla fine cercando. È arrivato tra l'altro senza nemmeno il loro supporto in partecipazione. La mancanza di quel gangplank purtroppo si è un po' sentita, perché forse il giocatore che riesce a bersagliare e danneggiare meglio un campione come Zac in questo momento. Tanta roba davvero, nulla da dire. Se non fosse per quella terza stack dei Gaia Esports, i Mashko erano in una situazione rosea con questa ripresa, che adesso li vede separati di poche migliaia d'oro, ma con un 7-4 su Stenboss è molto importante, 4-3 Sebex, purtroppo 0-3-6 per Bushi a secco. Eh sì, anche in quell'ultima schermaglia comunque abbiamo visto grande esitazione nell'avvicinarsi per fare danno, ha lanciato qualche razzo finché aveva il proc dell'archibugia ripetizione, quindi poteva mantenere un range più ampio dei suoi avversari, ma poi esporsi è troppo rischioso per questa Jinx. Per fortuna dei Gaia, se non altro, quella carneficina arriva in un momento in cui nessun obiettivo è alla portata di Mashko, non c'è Drago, non c'è Barone, quindi non possono raddoppiare su un punto in più del genere. Sarà semplicemente un po' di ripresa a livello economico e di pressione di mappa. Adesso che Jinx ha quel frammento infinito, forse i suoi danni inizieranno a sentirsi anche un po' di più, ma il problema non è mai stato veramente quanti danni ha nell'inventario, quante statistiche ha Jinx. Il problema è quanto Bushi può esporsi evitando di incappare nel range e nei danni di Chababy e Enz dall'altro lato. Adesso attorno all'area del drago ovviamente pressione massima, seppur tra 20 secondi ci sia un barone. Potremmo vedere ancora una volta un teamfight spingersi attorno a quella tana. Il teamfight è goloso per queste squadre. Sebex sta raggiungendo il picco del suo potere, sta per chiudere il suo quarto getto a 323 di farm. Ci prova a click a scatenare qualcosa, ma la situazione è molto delicata. Devono stare attenti i Mashko, che devono anche mantenere la lane centrale pulita con questi super minion che continueranno a arrivare per ancora poco meno di 2 minuti. Già. Intanto, ancora una volta, pressione totale. Si andrà verso questo drago infernale. Ci provano. Inserimento di Seaboy, purtroppo va vuoto praticamente tutto. Molteplici stordimenti. Cade già la passiva. Ci prova l'inserimento con Cybex ancora una volta. Guardian Angel. Chababy deve essere minacciato. Trova l'uccisione. Bushi, ottimi dodge con flash esteso per riuscire a doggiare anche l'ultimo colpo. Cybex mantiene ancora una volta quella Guardian Angel. Scudi il proc di quella Pegno di Sterak. Con il click e Stenboss in fuga trovano comunque l'uccisione sull'Undorf. Uno per uno. È un uno per uno e non particolarmente soddisfacente, perché è morto il jungler con Baron up, con già Drago in arrivo tra 30 secondi. I Gaia Esports hanno la portata su di quegli entrambi obiettivi. Sarebbe un'anima infernale, sarebbe un passo verso il barone, devono soltanto scegliere quale. E se i Mashko non possono rispondere, beh, allora sono guai. Bushi nuovamente completamente eliminato dal team fight, dall'artiglieria di Chababy, che è riuscito a zonarlo, praticamente costringendolo a utilizzare tutti i suoi cooldown per evitare la morte. Ma arriva il teletrasporto di Sebex, Stenboss nelle vicinanze, stanno arrivando anche Bushi e click dalla base. A quanto pare i Gaia vogliono lottare per questo drago infernale. Devono farlo, non possono lasciare parte, quell'anima. Sebex minaccia pesantemente, ma viene sciolto Stenboss. Eclissato, aspettano Sebex sullo spawn. Massacrato, teletrasporto, serie interrotta con Enz. Aggressione totale, click, trova il muro. E probabilmente anche la disfatta sia di Bushi che di quest'ultimo. Ma non è click adesso l'obiettivo, perché i Gaia Esports tirano dritto verso quello che è l'inibitore, la torre del Nexus stesso. E qua mi sa che si va a chiusura. Anima infernale e soltanto i due tanchi piedi per i Mashko. I Gaia Esports già al primo scontro vogliono infliggere un duro colpo ai campioni in carica.
Campione in carica e chissà ancora per quanto si potrebbe dire questo, ovviamente. Attenzione all'aggressione, ancora una volta Seaboy si lancia dentro, ormai privo di quella passiva, può fare ben poco. Signori, ancora una volta carneficina, questa volta Gaia Esports e i Machko soccombono alla prima partita come campioni uscenti. GG Gaia Esports, che biglietto da visita e che biglietto d'ingresso in questo PG Nationals da parte loro. Una fantastica partita, una fantastica performance individuale, un bel piano di gioco, una bella composizione. Devo dire, questo è un team che mi sta iniziando a sorprendere già dal day 1. Allora, io devo dire una cosa. Dilla. Non l'ho voluto dire all'inizio, la dico adesso. Dilla adesso. Tutti i team entranti hanno avuto delle ottime performance. YDN all'epoca, Sparks ancora prima, quando arrivarono poi i Machko, comunque anche i Makers, un anno dopo l'altro. I Gaia cavalcano un certo buff che ha sempre accompagnato comunque team emergenti, tutto sommato. Quindi, se il vostro obiettivo, e immagino che sia quello, è vincere il PG Nations e proiettarsi ancora una volta verso quell'European Master, questo primo punto è fondamentale. E come soprattutto, molto già bravi, perché per quanto alcuni scivoloni, subire la carneficina, sei pur sempre contro dei Machko. Ottimi player, campioni uscenti, ci può stare. Il fatto che però tu abbia gestito molto bene la fase di early, hai gestito questa Gwen, che non era così scontato, essendo la prima apparizione competitiva nel PG Nationals. Assolutamente. Non facile ovviamente destreggiarsi. Molto bravi ancora una volta, molto bravi. Già, una gran bella partita, un gran bel piano di gioco, come ho detto, una squadra che aveva chiaramente qualcosa in programma per questi avversari. Chapapi, Enz e Angry Panda come i vostri candidati per l'MVP, andate su Twitter per votarli. È una sfida interessante, direi che Chapapi forse ci ha fatto la figura un pochino più brillante perché con uno Xerath. Allora, il problema è che Xerath, ora non c'è l'audio altissimo, ma io penso che quando vado a ultare, io me lo immagino con una persona che urla pesantemente, fa, oh, inizia a urlare, lancia cose, quindi inevitabilmente tutti si spostano a guardare lui. È un faro gigante, opprimente, invadente soprattutto, che spara cose al plasma. Non passa inosservato, no, poco ma sicuro. Anche perché si allarga proprio tutta la visuale della mappa, quindi ha maggior ragione, è impossibile. In ogni caso, abbiamo sicuramente avuto anche delle performance incredibili da parte comunque di Robin, di Angry Panda stesso, per l'appunto che adesso avremo a breve in intervista, ma come sempre, prima dell'intervista della Nes Desk e poi ovviamente il post partita finale, abbiamo una piccolissima pausa, per noi ovviamente termina qua e ovviamente linea poi intervista e Nes Desk. A tra poco. Orgesci e riporti i potti. E dopo su quei pettorazzi. Lo sport è una lingua che non capisci. Prova con Fitbit. Apri un conto BuddyBank entro il 30 giugno e scopri su buddybank.com come ottenere il voucher per riceverlo.
poi alla fine sto anche diventando bravo ultimamente in solo queue. Vabbè, da quando hai cambiato il mouse almeno non mi sclicchi più. Vabbè, questo non mette in dubbio le mie doti da pro player, se permetti. Ma il mouse vecchio? Non c'è. Come non c'è? Venduto. Dove? Su Subito. Inserendo nel titolo del vostro annuncio l'hashtag Subito Poggers, potete scoprire la nostra challenge e unirvi alla community di PG su Subito. Signore e signori, bentornati qui in compagnia di Kenren, accompagnato da Angry Panda, support dei Gaia Esports che si sono portati a casa una vittoria decisamente convincente. Man, first of all, congratulations for the win. How are you? Thank you very much. I am nice. After this win, like, I feel really good. It was a good game. I bet so. I mean, it must be pretty nice to kick off the Super Week with a win. Also, it was a win versus a team that a lot of the other teams are referring to as the tougher opponent overall. What do you think about the team you faced today? I think it is a really good team. They were actually playing really smart versus our champions. But I think it doesn't really matter who we play, it's just about us, like, some days we go 0-10, some days we go 10-0. It happens every time. Abbiamo chiesto, intanto ovviamente complimenti per la vittoria, abbiamo chiesto come si sono sentiti ad affrontare quello che molti hanno descritto come il team più duro da battere e sono riusciti a portare a casa la vittoria. Ha sottolineato che comunque rispetta molto i loro avversari, che reputa che siano un team molto forte, ma che alla fine non importa che avversario si va ad affrontare. Ci sono alcune giornate in cui si va 0-10 e alcune giornate in cui si va 10-0 e questo vale per tutti. One thing I want to ask is about the bottom lane, the first focus I want to put on in this game. Because one of the main reasons you managed to pull out a victory was a huge gap in bottom lane pressure during the mid game. What was the communication like around the fact that you had to be the only frontline in a siege intensive composition? I think bot lane was going really good, like from first levels, so we kind of stood up to our advantage from this, and then it kind of snowballed and Ezreal got really ahead, getting the turret, getting all right, so many solo plates. So I think, yeah, it was the correct decision to do this game. All right, abbiamo chiesto... Sorry. Yeah, go on, don't worry. About the composition, I wanted to say that either Ezreal and Xerath, like, one of them needed to be ahead in order to make value of our champions, because, like, if we lose bot or mid, it's kind of over and they just stomp us really hard. All right. Allora, abbiamo chiesto un approfondimento riguardo la corsia inferiore, perché una delle condizioni di vittoria principali che hanno soddisfatto i Gaia in questa partita è stata proprio una differenza enorme in pressione che la bottom lane è riuscita ad applicare in early to mid game. E abbiamo soprattutto chiesto come è andata la comunicazione attorno al fatto che lui fosse la frontline unica e principale a dover coordinare una composizione invece molto intensiva sull'assedio. Ha sottolineato alcuni punti chiave, uno di questi è il fatto che si è trovato molto bene a giocare in bottom lane con il suo compagno di squadra, e che questo ha portato già un buon vantaggio dei primi minuti che ha snowballato in maniera abbastanza severa da lì in poi. Riguardo la composizione, sottolineava che l'obiettivo chiave fosse mandare avanti o Ezreal o Xerath, perché uno dei due doveva avere le risorse per poter far valere l'edge che stavano accumulando verso il mid game. Se non fossero riusciti a soddisfare entrambe queste condizioni, allora la squadra sarebbe andata a collassare, ma così non è stato e sono riusciti a portare a casa un'importante vittoria. This is your first game in this new adventure with Gaia Esports, so what are your thoughts about your new teammates and the coaching staff and the organization as a whole? I really like my new teammates and the team in general. We're actually having a lot of fun doing practice.
I think this team has chemistry like on its own. All right. We could see that from the first days without having to work that much, like the things were working out on their own. And yeah, I'm having a lot of fun in this team actually, and I think I can show my big potential as a support. Pretty nice to hear, and you can be sure that we have seen all this chemistry in the Rift today. Abbiamo chiesto a Angry Panda degli approfondimenti riguardo l'opinione che ha del suo team al momento, è il suo primo game ufficiale in questa nuova avventura, e quindi delle opinioni su come si trovasse con i nuovi compagni di squadra, il coaching staff e l'organizzazione nella sua totalità. Sottolinea che secondo lui, intanto sottolinea che si sta divertendo molto con i suoi nuovi compagni di squadra e che apprezza tutto il team. Sottolinea che ci sia una buona chimica alle spalle e se ne è reso conto già dai primi giorni, perché molte cose funzionavano senza che ci fosse uno sforzo per farlo funzionare, semplicemente funzionavano da subito, e quindi sono questi gli aspetti che vuole dimostrare all'interno della Landa, e abbiamo sottolineato che oggi li abbiamo decisamente visti. Man, again, congratulations for the win, thank you for the interview, and I sure hope to see you again here soon. Thank you very much as well, have a good night and thank you. Ed eccoci qui con un Angry Panda, devo dire, tranquillo, sereno e piacevole da ascoltare. Un Angry Panda che deriva in maniera abbastanza naturale sentire la tranquillità nelle sue parole dopo una partita del genere, secondo me. E entro subito a gamba tesa perché ho visto in chat la community greca molto affiatata nel dare il suo supporto a Angry Panda, quindi... voglio tirare fuori la mia metà greca e dire Re Filesmu Pamelada, che vuol dire dai amici miei, forza Grecia, per ricordare alla chat le mie origini. Basta, chiudo la parentesi. Parentesi chiusa, ma qua invece se ne dovrebbe aprire una per quanto riguarda questi match, che siamo partiti a inizio giornata a dire questa grande promessa, che il fatto che saranno più bot centrici, che forse queste mosse giocherà ancora weak side e saranno accomodati, li vediamo rivoluzionati in tutto questo, e purtroppo come premessa non è proprio un ottimo inizio. Allora, devo ammettere che tendenzialmente sarei entrato più a gamba tesa, ma la tranquillità di Angry Panda mi ha contagiato, okay. Perché abbiamo avuto modo di discutere della composizione prima di entrare in intervista e l'opinione che avrei dato a gamba tesa è quella di una composizione dei Machko che ha giocato estremamente low budget per quanto riguarda il danno. Una Gwen senza Rabadon, una Jinx che va di Gale Force Rapid Fire pur di giocare sicura e che quindi rinuncia al gigantesco DPS della combinazione di uccisore di Kraken e danzatore fantasma. Quindi una lunga serie di scelte che i Machko hanno dovuto fare in partita li hanno obbligati a giocare con il 70%, ad essere generosi, dell'output massimo che la loro squadra poteva invece presentare. Però valutando effettivamente quelli che sono gli elementi che hanno forzato queste scelte da parte dei Machko, Xerath ed Ezreal, quei due campioni hanno preso vantaggio, e in mid game questo vantaggio era Ezreal con letteralmente un intero Serilda in più di Jinx a livello di itemizzazione. Purtroppo non c'era il range per permettere ai Machko di giocare, e quindi Stan, se si doveva esporre, o lo faceva con Zonia e Corazza Spirituale o veniva instabarstato. Jinx non aveva mai la gittata per combattere, aveva bisogno di oggetti che la tenessero al sicuro. Penso che ci sia stato un tocco di draft genius da parte dei Gaia, perché hanno obbligato troppe scelte difficili e alla fine i Machko non avevano abbastanza risposte. E devo dire una cosa, secondo me non voglio darti torto, ma voglio dire che non per cattiveria, ma non penso sia draft genius, perché penso sarà come vedremo giocare i Gaia la maggior parte delle partite. Questo ok, Papi okay. È un giocatore che fa dei mage con tanto range la sua forza principale, e abbiamo visto comunque Enz anche in altri split prendere quella strada verso magari più poke bot laner, quindi penso che questa sarà l'identità che vedremo per i Gaia andare avanti con Spit, più che altro per come ha fatto Chapapi. Chapapi è un po' un Crocomux 2.0, diciamo, se vogliamo chiamarlo così. Quindi è lecito aspettarsi queste cose da parte sua. Però a questo punto viene proprio da dire lettura pessima da parte dei Machko. Sai che l'identità dei Gaia probabilmente sarà questa. Non ha senso non tanto andare in questa comp, ma andare per quegli oggetti in questa comp. Perché come hai detto te,
perdevi quel danno che era fondamentale per vincere i fight, perché stare è l'unico modo per ammazzare Ezreal, per ammazzare Xerath. Non andrei mai, diciamo, a vincere il fight se dai tempo a questi campioni di avere più giri di spell. E quello che hai preso con quella Zonia su Gwen. Su Gwen, quello che sei riuscito a fare con quei due oggetti sbagliati su Jinx, non sono altro che fare come tu, te, incanalare la vittoria verso i Gaia. Detto ciò, appunto, per detto che l'azione dei Gaia in questa partita era ricca di range, sta ricca di range, ricca di danno di tipo poke, ricca di draft genius come tutta Rogue, e ricca come è stato ricco il nostro Buddy Bank Richest Player. È tornato, in questo caso è Enz, ma vediamo che sono tutti quelli della giornata, e 4 di quei 5 vengono dalla partita di adesso. Una partita, è stata una partita considerate, consideriamo anche questo, essendo una partita che è stata molto, non a rilento, ma basata sull'accumulare risorse sui due campioni principali che erano Xerath e Ezreal. Gangplank non che fosse da meno, ma lui è facilitato dalla sua passiva. Avevi bisogno di arrivare a quei power spike, una volta raggiunti quelli abbiamo visto com'è andata. È vero, però consideriamo che oggi un po' tutte le partite sono andate a rilento, ed è anche normale considerando che è il primo giorno di campionato ed è il primo giorno di una Super Week. Di conseguenza si va a giocare attorno al voler studiare i propri avversari, e si va attorno al voler, diciamo, andare avanti gattonando e non andando a sfondare un portone, perché rischi che il portone ti sfondi la testa a quel punto. Quindi ci sta a contestualizzare quest'ultima partita come partita un po' più lenta a livello di ritmo, però contestualizzata nella giornata di oggi penso che comunque siano risultati molto lodevoli. Assolutamente, non era per sminuire, è piuttosto un... No, infatti. È piuttosto un ricordare un po' quello che è successo tra un game prima e un game dopo, perché comunque ricordiamo, ora il Buddy Bank Richest Player include tutti i game, e parlando di tutti i game andiamo un attimo a vedere un recap totale di questa giornata. Andiamo a capire che cosa è successo con il primo upset grosso con Cyberground Gaming, che non davate molta fiducia a loro, io sono stato l'unico a dargli fiducia, ma lo stesso si può dire anche per quanto riguarda quest'ultimo match, che con i Gaia che ci hanno stupito non poco. Axolotl che trovano la vittoria contro i Makers, e Outplayed avevano tante promesse da mantenere e le hanno mantenute contro questi Samsung Morningstars. Beh, i Machko, appena abbiamo votato tutti per loro, hanno perso il loro underdog buff ed erano spacciati. Ah, è stata colpa nostra in realtà quest'ultimo game, dobbiamo prendercene le responsabilità. Ma penso che sia una cosa che loro accettano volentieri, perché non esiste underdog buff nei playoff se non perdi un po' di partita all'inizio. Cioè, se vai 14-0 e vinci tutto, poi alla finale ti danno una previsione a favore e ti giri e hai perso lo split. Quindi anche loro devono dare un po' di ragioni a noi per votare contro di loro, e quindi attivare il loro underdog buff. E la schedule di domani è anche molto interessante, perché specialmente considerando i risultati di oggi, molte partite si giocano su spareggi che non ci saremmo aspettati di dover pensare, prima tra tutte quelle tra Cyberground e Axolotl. E sarà interessante vedere invece lo spareggio tra Machko e Samsung, che oggi invece ne escono sconfitti, quindi spareggio sì, ma in una chiave totalmente diversa. Una giornata che avrà da dire, è una giornata che avrà da dire più di quanto ci saremmo aspettati dopo questo game 1, che a tratti sembrava facile da prevedere. Le mie prediction dicono il contrario. Noodles, qualche pensiero finale su quello che ti aspetti da domani? Nel senso che mi aspetto tutto e niente, perché come abbiamo visto da questa giornata è difficile avere delle aspettative sensate, ecco, che non vengano poi stravolte, tipo noi, no raga, esatto. Match questo giro troppo forti, non ne perdono una, ti ricordo... tre side possono giocare su tutti e tre e niente, hanno perso, quindi cioè... Ti ricordo lo scorso split, prima settimana Outplayed, io dico nel primo game, secondo me fanno top 2, avevo solo invertito la classifica, quindi... Che dire, signore e signori? O forse avevi sbagliato lo split. Ah, dici che ho predictato il summer... Oppure quelle degli anni scorsi. Vecchi, esatto. Ok, forse sono andato indietro nel tempo. Signori, questa prima giornata di Piginazzi si conclude qua. Il primo giorno del Summer Split è stato bello emozionante, bello carico. Abbiamo visto già Gwen e Viego, sapevamo che sarebbero arrivati, ma il primo giorno proprio così non me li aspettavo fin da subito. Però mi immagino, voi due invece avevate più aspettative di vederli in più draft, in più anche semplicemente bannati, più presenti, ecco.
È stato bello, però penso che per ora vedremo ancora i team adattarsi e nel tempo riusciranno a reinventarsi meglio. Però è il momento di chiudere qui, signore e signori. Quindi è stato bello da parte di Terenas, da parte di Kerry, da parte di Nudos. Vi auguriamo una buona notte e noi ci vediamo domani alle 19 qua su Crane IPG Esports. Forgesci e riporti i potti. E dopo su quei pettorazzi. Lo sport è una lingua che non capisci. Prova con Fitbit. Apri un conto BuddyBank entro il 30 giugno e scopri su buddybank.com come ottenere il voucher per riceverlo.